da duello a duetto. Ecco come dovrebbe cambiare il ruolo della valutazione nella scuola italiana. Una trasformazione necessaria, se a beneficiarne sono i nostri ragazzi, ancora di più se finalmente il fatidico voto potesse diventare un momento di confronto educativo tra insegnanti e famiglie. A discutere di questa auspicabile metamorfosi sono stati, all'interno della settimana diocesana dedicata alla scuola, i genitori dell'AGESC e gli insegnanti di alcuni istituti cattolici vicentini. Dovrebbe essere essa vista, la valutazione, non come il momento dello scontro, ma quando anche essa è negativa, come il momento del capire perché è tale e del trovare le strategie e i mezzi insieme, cooperando, perché il genitore non la senta come una valutazione data a se stesso, cosa che invece accade, il ragazzo non la senta come un atto di punitivo, scisso dal suo intero processo di apprendimento, e l'insegnante non lo veda come un momento staccato dal suo medesimo lavoro. L'auspicio è che la valutazione sia presa proprio come elemento del processo educativo e che sia momento di confronto e di scambio. Ciò può accadere soprattutto se la valutazione non è presa come una misura standardizzata della persona. Ciò accade invece quando la valutazione proprio viene data in maniera omogeneizzata a tutti quanti nello stesso modo, come se non fosse essa strettamente legata alla crescita personale di ciascuno. Questo forse è il primo punto di riflessione sia per la scuola sia per la famiglia. Noi genitori dobbiamo essere aiutati. Io dico sempre come battuta che ci sono dei buoni insegnanti se ci sono dei buoni genitori, e ci sono dei buoni genitori se ci sono dei buoni insegnanti. Cosa vuol dire? Che evidentemente il percorso va costruito assieme. Abbiamo bisogno di insegnanti che sempre più vivano con passione il proprio ruolo e la propria professionalità, e aiutino da un certo punto di vista anche i genitori a capire qual è il compito educativo, ognuno svolgendo il proprio ruolo, la propria missione, il proprio compito dentro una responsabilità che evidentemente è diversa. Molte volte siamo come presi e vogliamo far combaciare quella che è la posizione del genitore rispetto a quella dell'insegnante, ma non è così, perché il genitore comunque ha una posizione completamente diversa, o comunque più con una visuale, qualcuno l'ha definita un occhio clinico, perché quando il genitore guarda il ragazzo lo guarda senz'altro in una maniera più completa, e l'insegnante aiuta il genitore proprio ad andare in profondità e guardando il ragazzo anche e alle sue capacità. Insegnare per consegnare a figli, alunni e studenti gli strumenti per leggere ed affrontare il mondo, questa è la sfida educativa lanciata dall'AGESC. È dentro una tradizione dell'AGESC di non considerarsi un'associazione come quasi un sindacato di difesa della famiglia, ma una possibilità di proposta e di aiuto alle famiglie per fare un percorso e riappropriarsi di una responsabilità educativa, che è un po' la sfida educativa che abbiamo colto anche nella nostra Chiesa e nelle varie diocesi italiane. Il punto di vista dei genitori proposto nell'appuntamento curato dall'AGESC è stato uno dei tanti proposti nei 7 giorni dedicati alla scuola dalla diocesi vicentina, che quest'anno ha scelto di riflettere anche sull'importante anniversario dei 150 anni dell'Unità d'Italia, aprendo però la dimensione storica agli interrogativi posti dalle emergenze sociali di oggi. Su questo si basava anche il concorso per le scuole provinciali. Tra cartelloni, ritratti e PowerPoint si è distinta la primaria Farina con un divertente e distruttivo librone pop-up. Impossibile però, parlando di scuola, dimenticare i problemi in cui versano le istituzioni, soprattutto quelle paritarie, cattoliche e non, una preoccupazione condivisa anche dai genitori dell'AGESC. Perché il rischio grosso non è solo la chiusura delle scuole, ma fare in modo che le scuole
diventino sempre più scuole di elite per pochi. Ecco, questo noi dobbiamo lavorare invece perché avvenga esattamente il contrario, e sia una proposta e una possibilità per tutti, perché la libertà di educazione è primaria, è un diritto e oltretutto un valore non negoziabile, come ci dice sempre Benedetto XVI.